Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e io sono americano, quindi non come voi ho dovuto imparare proprio la vostra cara maledetta lingua, l'italiano. Se avete mai imparato una lingua sapete benissimo che quando si impara una lingua bisogna capire e imparare tantissime nuove parole. Spesso queste parole non sono una traduzione letterale dalla lingua originale, quindi fanno riflettere, possono essere concetti nuovi, possono essere pronunce diversissime da quello a cui sei abituato. Quindi in questo video vediamo delle parole che quando le ho incontrate io ho dovuto riflettere e pensare questa parola è difficile o strana? Vediamo un po'. Iniziamo con una parola fondamentale dell'italiano: mi piace o ti piace, piacere come verbo. Immagino che voi sappiate che in inglese diciamo I like, you like, he likes, eccetera, ovvero noi siamo il soggetto e facciamo noi il verbo. In italiano è proprio il contrario, la cosa che ci piace fa il verbo a noi. Quindi se mi piace acqua, I like water, io sto facendo l'azione, ma in italiano l'acqua sta facendo l'azione a me, quindi è mi piace l'acqua. Forse non sapete quanta difficoltà questa cosa dà alle persone che imparano l'italiano. La stessa cosa vale per mancare, tipo tu mi manchi, ma in inglese I miss you, quindi è proprio il contrario, l'opposto. Il secondo esempio sono due parole, ci e ne. Se hai visto dei miei video scorsi sapete cosa penso della parola ci, una delle parole più difficili in italiano con tanti significati. Ci esco, esco con lui. Ci vado, vado lì. Ci provo, provo a fare qualcosa, mandalo a noi, ce lo mandi, ci mandi qualcosa a noi. Quindi ci ha tanti significati, ma anche la parola ne è abbastanza strana. Mi puoi mandare uno di loro, me ne puoi mandare uno, funziona come sostituto di qualcosa. Abbiamo parlato di questa cosa, ne abbiamo parlato. Chiaramente, avendo la mente inglese, questa cosa ci voleva un po' per capirla. Andiamo avanti con un esempio della pronuncia difficile che ho dovuto incontrare in italiano e spesso, come sapete benissimo e sentite adesso, mi dà ancora tanta difficoltà. TR o DR in italiano? 33, Andrea, droga, stress, eccetera. TR, DR mi ha sempre dato difficoltà e più ne imparo qualcosa più mi rendo conto che non ce la faccio e lo sbaglio sempre. A proposito di sbagliare, parliamo della quarta parola, GLI, il mio nemico numero uno in questo mondo. Gli, non riuscirò mai a pronunciarla, sbaglio sempre questa cosa e anche quando un italiano prova a spiegarmelo anche lui mi sa sembra confuso, tipo doppia Y o doppio L nel profondo della gola, lì. E ragazzi, a proposito di pronuncia e imparare la pronuncia di una lingua, voglio passare questo video a vecchio Brian per parlare un attimo dello sponsor di questo video, Rosetta Stone. Grazie Brian del futuro. Come diceva lui, sappiamo tutti quanto è importante avere la pronuncia giusta quando impariamo una lingua. Per questo io che imparo lo svedese sto usando un'app anche disponibile su computer che si chiama Rosetta Stone. Devo dire che sto imparando in fretta lo svedese perché quando lo faccio, devo ammettere, è divertente, è quasi un gioco, è molto intuitivo. Ti fa associare delle parole a delle foto, così quindi puoi imparare come un madrelingua che deve visualizzare e mettere una parola insieme. Aiuta tanto proprio con la pronuncia perché c'è una parte dedicata alla pronuncia. La voce pronuncia la parola, poi tu devi copiare e se copi bene vai avanti, se no devi riprovare. Così riesci a distinguere anche le cose più piccole che sappiamo in inglese con tantissime vocali. La piccola differenza tra una vocale e l'altra fa una differenza grande. Oltre alla pronuncia ci sono esercizi di grammatica, vocabolario, leggere e ascoltare. Puoi scaricare tutto così che quando non c'è più internet puoi fare sul treno, in macchina, dove ti pare. Adesso posso anche dire delle frasi in svedese tipo han läser boken. Ho imparato che quella A con due punti si pronuncia E, mentre nella frase dom logar mat
quella A ha una pronuncia molto diversa. E chi l'avrebbe detto che DE si pronuncia DOM? Ragazzi, sappiamo tutti quanto è importante imparare una lingua straniera. Quindi se siete interessati, sul link sotto c'è uno sconto di 50% per l'iscrizione di 24 mesi. Datelo un'occhiata e passiamo questo video di nuovo a futuro Brian. Grazie vecchio Brian. Ora torniamo a dei concetti strani che ho incontrato quando ho dovuto imparare l'italiano. Tipo il fatto che quando descrivete una cosa che è iniziata nel passato e ancora continua, usate comunque il presente, non riguarda il passato. Forse sapete che in inglese usiamo il present perfect tense per descrivere questo, un tempo verbale che proprio non esiste in italiano. Quindi vi faccio l'esempio classico. Io vivo qui da 10 anni. Vivo qui, ma 9 anni fa vivevo qui, quindi perché sto dicendo che vivo qui? Lo so che ha senso in italiano e funziona benissimo in italiano, non avete bisogno di un nuovo tempo verbale. Però imparando l'italiano ci ho dovuto riflettere. Avrei vissuto vivo qui da 10 anni. È un po' difficile per una mente inglese, come immagino sia difficile per voi imparare la stessa cosa in inglese con la mente italiana. E ragazzi, finiamo con una cosa divertente che mi ha sempre fatto ridere dell'italiano. E anzi, allo stesso tempo mi ha sempre dato fastidio. Questa cosa di avere maschile e femminile. Vi giuro, la mia ragazza dice che quando guarda una cosa può capire se quella cosa sia una femmina o un maschio solo dal sesso della parola. Quando vede una bottiglia d'acqua mi dice: lei è una ragazza, non è un ragazzo. Però quando parla dello stomaco dice: il mio stomaco è un ragazzo, ha la personalità di un maschio. Questa cosa non ha senso per me. Come può essere che lo stomaco è un ragazzo ma la bottiglia è una ragazza? Non hanno un sesso, ma in italiano hanno tutto ha un sesso. E questa cosa mi ha sempre sia dato fastidio che affascinato. Quindi boh, non lo so, ditemelo voi. Cosa ne pensate quando vedete una finestra? La finestra è una ragazza? E il libro è un ragazzo? Può darsi, secondo me, se hai la mente italiana. Quindi ragazzi, spero che abbiate trovato qualcosa di interessante in questo video. E vi ricordo un'ultima volta che se fate il link sotto avrete uno sconto di 50% sull'iscrizione a Rosetta Stone. Ragazzi, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Peace.